Bentornati ragazzi sul canale di Geek Next Gen. Siamo tornati su Call of Duty Black Ops 3 e siamo in Moship Chaos, ragazzi. Siamo in Nuketown e questa è un'uccisione confermata. Voi sapete che Moship Chaos ha varie modalità casuali. Ok, iniziamo a provare a correre, vediamo se troviamo qualcuno davanti. Prima morte, ragazzi, però l'avevo quasi killato anch'io. Ragazzi, non gioco da un bel po' di tempo qui, quindi spero di non, insomma, di non... vedete, già seconda kill contro. Ma sto veramente, ragazzi, arrugginito. Qui sapete che è un gioco molto anche di allenamento. Morito nel frattempo, fanculo. Ora moriremo malamente. Tu muori. Incredibile. Non ho trovato nessuno per più di 10 secondi, che in questo gioco è tantissimo. Anzi, in questa mappa è tantissimo. Muori, tu bastardo. Ah, da dietro, come al solito, ragazzi. Ovviamente non faccio in tempo a fare una kill, che vengo subito killato. Qua, ragazzi, che c'era... Guardate sto bastardo. Presa la piastrina. Eccolo qua, un altro bastardo. No, ragazzi, incredibile come non l'ho ucciso. Assist, però. Non correre di continuo, perché non si risolve veramente nulla. Ecco qua un altro. Guardate qua, guardate quello, guardate quello. Lo immaginavo. Tu muori al volo. Ci prendiamo anche al volo la piastrina. Guardate questo, guardate. Eccone qui uno. Non ho nulla da fare, ragazzi. Non riesco a killare il secondo. E allora buttiamoli una bella bombetta da qua. Io sono andato totalmente allo sbaraglio, ragazzi. Me ne foto. Io hack up totale. Qui. No, ragazzi, l'avevo colpito in testa. Non è morto. Vediamo qui se c'è qualcuno. Sì, eccolo lì di fronte. Due. Doppia. Prese anche tutte e due le piastrine. Vediamo se riesco a prendere anche questa. Sì, tre piastrine prese. Ma guardate quello. Sì, assist. Sì. No, ragazzi, pensavo di averlo già ucciso. Invece era ancora vivo. Ero convintissimo. Muori, va. Muori anche tu. Fanculo. Fuori due. Qua. Fuori tre. Ma non sono riuscito a confermare l'uccisione. Ok. Vi ho visto. Guardate questo. Muori, va. Guardate, ragazzi, quante piastrine volanti. Meglio delle ballerine volanti. Ci sono le piastrine volanti. Andato allo sbaraglio, ragazzi. Ecco qua. Questo prima pensava di avermi ucciso, invece no. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Pure a te. Non mi rubare la piastrina, che ho bisogno di punti, che non sto manco a livello veterano né niente. No, ragazzi, cioè, guardate qui. Guardate qui, ragazzi, se, non, cioè, ho scaricato un caricatore e non ne ho colpito manco uno. Vabbè, ragazzi. Ecco qua. Muori, vaffanculo. E poi vengo ucciso. Però, ragazzi, stiamo dando battaglia. Ci sono confermata lì. Tu muori al volo, fanculo. Qui c'è nessuno, no? Sarò subito qui. Ecco qua, uno, sì, al volo. Ucciso. Abbiamo confermato tre uccisioni. Ragazzi, comunque divertentissima questa modalità, veramente. Giocare qui, uccisione confermata su Nuketown, è una figata assurda. Ragazzi, non muoiono. È assurdo. Come fanno a non morire? Come fanno a non morire? Io questo mi chiedo. Cioè, i colpi dove vanno? È qua, abbiamo confermato un'altra uccisione qui, poi moriamo. Sconfitta, ragazzi, 97 a 100. Abbiamo dato battaglia. Okay, ragazzi, questo è il mio risultato. Ho fatto 20-30, quindi niente di che. Però comunque sono arrivato terzo nella mia squadra e mi sono divertito. Ok, ragazzi, ci vediamo fra poco con la seconda partita del giorno. Eccoci tornati, ragazzi, nella seconda partita. Ed è di nuovo casualmente capitato uccisione confermata sempre su Nuketown. Quindi come nella prima partita. Buttiamo subito qua, ragazzi, qualcosa. Una stordente ci è arrivata. Apriamo subito la prima piastrina.
Ok ragazzi, comunque di nuovo uccisione confermata. Tu nel frattempo muori. Qua ci, sicuramente ci potrebbe essere che ci stanno aspettando. E infatti, qua subito presa piastrina anche da parte nostra. Qua è ucciso, muori, fanculo. Guardate questo ragazzi, guardate questo. Questo stava facendo una vacanza. Muori tu. Muori tu pure. No! Fanculo, muori. Ragazzi, non ci credo. Guardate questo! Muori, va. Muori, fanculo. Ma ragazzi, cioè, guardate come non li uccide. No, stavo ricaricando. Comunque ragazzi, abbiamo vinto 100-51. Questa seconda partita l'abbiamo dominata. Nonostante che io non abbia fatto una grande partita, ragazzi, questa partita è andata peggio di quella precedente, che però avevamo perso. Guardate questo qui. Ecco ragazzi, questo pensava che fossimo in estate, vedete? Quella la sabbia, voleva prendere un po' di sole e un po' di tintarella. Non si può prendere un po' più un po' di sole in pace su questo gioco, mannaggia. Ok ragazzi, allora per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video. Bella!